170 alunni di 4 scuole elementari cittadine a lezione di educazione alla sicurezza stradale in Piazza della Libertà. Ha fatto tappa anche ad Arezzo, infatti, l'iniziativa promossa da Ace Sollus nell'ambito del progetto Cittadinanza Attiva, Legalità e Solidarietà, finanziato dalla società Autostrade con una donazione di 30.000 euro. Di fronte al Palazzo Comunale ha così preso vita la rappresentazione di un percorso in scala 1-2 attrezzato di segnaletica, semafori, strisce pedonali, rotatorie e quant'altro per far vivere ai più giovani l'emozione della guida. Vedere questi giovani virgulti che stanno crescendo e che qui oggi riescono a mettere in pratica quelle che sono le regole che i miei colleghi spiegano loro in classe, credo che sia un'apoteosi, perché un vecchio proverbio dice che è meglio una cosa vista una volta che spiegata 10, quindi credo che oggi abbiano veramente la possibilità di imparare in modo importante le regole principali del codice della strada. In questo caso circa 160 bambini hanno potuto toccare con mano, guidando delle piccole vetture, cosa significa tutti i giorni affrontare la normalità, cioè affrontare le nostre strade, affrontare le strade della nostra città, e quindi hanno potuto innanzitutto avere un primo approccio, un primo confronto con quella che è la segnaletica stradale, con quelli che possono essere anche i pericoli che possono affrontare durante il semplice guidare un'automobile. È un'attività fondamentale da riportare sempre più come mezzo di confronto con i nostri ragazzi, e soprattutto l'educazione stradale che viene realizzata ogni anno anche grazie alla nostra polizia locale debba essere sempre più un trampolino, un traguardo da rilanciare nel nostro territorio, quindi con la partecipazione di tante scuole e tanti ragazzi.